classica, eccentrica o lussuosa. Di certo però dal forte potere comunicativo, come quella rossa scelta da Donald Trump per tutta la campagna elettorale, col chiaro scopo di esprimere forza, energia, ambizione e per questo associata a un'attitudine alla leadership. Azzurra, invece, per Mark Zuckerberg, un colore che denota fiducia, lealtà e responsabilità. Esattamente i messaggi che il fondatore di Facebook voleva comunicare durante il suo discorso al Congresso degli Stati Uniti per difendersi dallo scandalo Cambridge Analytica. Stiamo parlando della cravatta, simbolo per eccellenza dell'eleganza maschile ed elemento imprescindibile per ogni appuntamento formale. Ma come si realizzano? Quale tessuto scegliere e quale nodo usare? Ne abbiamo parlato con Ugo Cilento, uno dei massimi esperti del su misura, ottava generazione di un'azienda di famiglia, iniziata a Napoli ben 250 anni fa, in cui la cravatteria ha un ruolo centrale, come dimostra il loro iconico modello sette pieghe, simbolo di eccellenza nel mondo. La storia della cravatta nasce dalla cravatta sette pieghe sfoderata, che è un foulard ripiegato sette volte e poi chiuso interamente a mano. Ed è praticamente un foulard a forma di cravatta. I tempi di realizzazione di una cravatta sette pieghe oscilla da un'ora e mezza alle due ore di lavorazione. Poi, ai giorni d'oggi, si affianca anche la sette pieghe sfoderata, che nella sua eccellenza viene un poco più strutturata, perché per il dinamismo che c'è oggi, siccome la cravatta sfoderata deve essere stirata, deve essere comunque tenuta e conservata in un determinato modo, la cravatta invece sette pieghe sfoderata è una cravatta che ti permette anche di viaggiare con più disinvoltura, una cravatta che ha una sua forma, una permanenza nel tempo. Per abbinare la cravatta con stile ed eleganza ci sono delle regole ben determinate. Se parliamo, faccio un esempio, di una cravatta che si deve abbinare a un bellissimo tweed o uno Shetland o un Donegal, la cravatta non deve essere più di seta, ma deve essere di lana o di Shetland. Siccome la cravatta è uno dei primi oggetti che si vede, devi rispettare quello che ti è di fronte. Una cravatta chiaramente di colori molto accesi è una cravatta estremamente pericolosa, quindi mediamente, se parliamo di cravatte pressoché eleganti, di solito sono tutte orientate sui fondi un po' più scuri. Poi ci sono alcuni capi di abbigliamento che esigono per esempio delle cravatte ben specifiche, per esempio lo smoking prevede il papillon. Attualmente la cravatta, la misura della cravatta della pala principale, parliamo della parte frontale della cravatta, oggi è 8 o massimo 8 e mezzo. Nel corso degli anni chiaramente si sono viste anche altre tipologie di cravatte, che erano un po' più corte e poi avevano un taglio, quindi non finivano, diciamo, a punta, ma avevano un taglio. Queste sono cravatte che io ritengo ancora attuali, hanno un look, un'eleganza informale, quindi la ritengo una cravatta giusta per un determinato tipo di abbigliamento, quale può essere sportivo, country, informale. Il nodo deve rispettare la dimensione del collo e anche il portamento e anche la dimensione della spalla, del petto di chi le indossa. I had some dreams.